Volevamo sapere se la stupiva un museo di arte orientale proprio qui a Torino. No, non mi stupisce affatto, anzi, mi chiedevo come mai l'avete aperto così in ritardo. Sinceramente no, perché trovo che sia una città molto aperta a questo tipo di culture. No, onestamente no, anzi, non sono di Torino, però di musei di arte orientale in Italia in effetti non sono così tanti, quindi assolutamente no. Beh, un po' sì, effettivamente un po' mi stupisce, perché comunque questo mondo così sabaudo non ci ha mai avvicinati alla cultura orientale. Penso che era ora. Beh, E fino a questo punto della visita, cos'è che hai trovato più interessante? Mi sono piaciute molto le statue del Buddha, che comunque trasmettono, almeno a me personalmente, un sacco di serenità, di calma proprio. La parte indiana. Diciamo che a me piacciono molto, a parte le sculture, ma le stilografie che veramente adoro. Io sono particolarmente affascinato dall'India, anche se la mia passione è nata dal Giappone, poi gradualmente sono venuto verso ovest e tutto sommato in questo momento continuo a essere molto affascinato dall'India. Ma a me è piaciuta molto questa parte del mondo cinese. La tua idea di arte orientale ha trovato corrispondenza con le opere che hai visto in museo? Ma devo dire di sì, ho trovato una collezione estremamente ricca. Ecco, forse questa è l'unica sorpresa, non tanto il fatto di avere un museo di arte orientale a Torino, quanto che, essendo io abituato ad altre mostre, comunque sono stato in Giappone, eccetera, ho trovato una. Adesso mi manca appunto vedere l'altro piano del Giappone, ma l'ho trovata estremamente ricca. In questo senso un po' mi ha stupito. Sì, io non sono mai stata in Oriente e quindi penso che questa sia stata così, ecco, mi spinge certamente ad approfondire, a trovare delle curiosità. Assolutamente, oltretutto ho finito da poco di leggere Memorie di una geisha, quindi forse anche per quello sono stata invogliata a venire ed è esattamente come me lo immaginavo. Beh, è quello che dicevo un po' prima, no? Perché qua c'è Giappone, c'è Cina, c'è India, c'è ognuno è un mondo a sé ed è enorme, insomma. E quindi in realtà è abbastanza strana considerarla tutta insieme, perché anzi, poi ognuno di questi ha ancora all'interno, soprattutto l'India, vari universi. Dunque, come devo dire, cioè considerarla tutta insieme è forse strano, però mi sembra un buon modo di cominciare a fare una propedeutica, un avvicinamento. E quindi con una frase se la sente di convincere qualcuno a venire a visitare il Mao? Ma penso che tutto andrebbe visitato, soprattutto qui a Torino e il Mao anche. Se volete aprirvi a un'esperienza comunque nuova e molto distante da quella a cui siete abituati nei musei dell'arte occidentale, assolutamente venite qua perché credo che sia una delle collezioni più ricche che io abbia visto. Venite a vedere il Mao a Torino, è bellissimo. Poi Torino è una città affascinante e ha anche un fascino orientale. Venite a vedere questo museo perché vuol dire, diciamo, aprire la mente verso un'altra cultura che è decisamente interessante da confrontare alla nostra. Allora direi così, che se ho convinto mio figlio Tiziano di 14 mesi a venire, chiunque potrebbe essere convinto.